Che cosa vorresti cambiare a questo punto? Che cosa vorresti cambiasse nel modo di vivere dei giovani della Chiesa, nel modo di fare spazio della Chiesa ai giovani? Sì, a proposito di leadership, per esempio, sì, vorrei che ci fossero ancora, ci sono già dei giovani attivi nella mia diocesi, ma vorrei che ce ne fossero di più e soprattutto, come ha detto anche lei prima, non solo giovani cattolici, ma aperto a tutti i giovani, perché in effetti il sinodo non era solo rivolto ai giovani cattolici, ma a tutti i giovani del mondo e quindi cercare di creare ambienti più accoglienti in un certo modo verso tutti i giovani, cercando appunto di responsabilizzare noi giovani e appunto creare dei leader, ma per creare dei leader abbiamo bisogno di accompagnatori. Ed è stata anche una delle richieste che abbiamo avuto durante il presinodo e che è stato appunto visto ogni sinodo anche nell'esortazione apostolica. Che appunto abbiamo bisogno di accompagnatori che necessariamente devono essere adulti con conoscenza e con esperienza ad incanalare i nostri doni, i doni che abbiamo noi giovani, che sono la forza, il carisma, l'entusiasmo, la voglia di fare. Però appunto abbiamo bisogno di persone che camminino con noi, perché non possiamo essere lasciati da soli. E abbiamo bisogno appunto di gente che cammini con noi, che ci mostri la via, diciamo. E appunto a Vicenza, che è la mia diocesi di residenza, con la pastorale giovanile, già dopo il sinodo abbiamo iniziato a prendere in mano il documento finale, analizzandolo, cercando i temi, le realtà più vicine a noi e cercando appunto di implementare i suggerimenti che sono stati dati nelle nostre attività quotidiane.